Offside Pisa, le voci dei protagonisti. Sì, indubbiamente loro hanno fatto una buona gara e sentivo prima che dicevi appunto che nei primi 25 minuti secondo me avevamo il pallino del gioco in mano noi o stavamo giocando bene, magari rischiavamo qualcosa in ripartenza, però spesso la palla no. E poi dopo siamo andati un po' incalando. Abbiamo preso il gol e dopo è stato tutto più difficile. E dopo che ho detto a Pisa, ti alzò più pesante, no? Perché gli infortuni dietro l'arco, poi le espulsioni, diciamo. E dopo poi è stato un po' un'escalation di situazioni. Situazioni negative. Sì. Il mister, lo ho sentito prima, ha ribadito il concetto che questa squadra ha bisogno di allenarsi, ha bisogno di assimilare gli schemi, di acquisire condizione fisica, condizione atletica e soprattutto il minutaggio, 90 minuti, perché si è visto che anche dal punto di vista atletico stavano meglio che dal punto di vista corrisponde in realtà. Beh, io per quanto mi riguarda sicuramente sì, devo lavorare parecchio perché comunque sono un po' indietro sotto l'aspetto fisico e per cui devo lavorare di giorno in giorno e far crescere la condizione sempre di più. A livello di squadra non lo so, sono arrivato da poco, non so com'è, sicuramente anche sotto l'aspetto tattico, magari per noi nuovi lavorare un po' di più con la squadra ci può aiutare, quindi è chiaro che poi il campionato non è che ti dà tanto tempo, per cui bisogna cercare di imparare in fretta. Però l'importante personalmente appunto è quello che devo lavorare tanto per riprendere la condizione. Ecco, la tua posizione in campo praticamente è quella con cui sei stato impostato quest'oggi, laterale, esterno, centrocampo. Sì, sì. Ecco, siete arrivati in diversi, no? Ci siamo in questi ultimi giorni, quindi chiaramente è il solito cantiere aperto. Con che motivazioni siete arrivati in una società che sapete ambire, quantomeno per storia, a traguardi abbastanza importanti? Vabbè, sai, comunque Pisa è una grande piazza, per cui quando un giocatore viene a Pisa sa che è una piazza bella, difficile, dove comunque devi giocare sempre per vincere, chiaramente. E dove si pretende, giustamente. Dove ti trattano magari da eroe quando vince, magari sei un po' più contestato, come tutte le piazze importanti. Quindi penso che la motivazione è appunto quella di essere trattati come degli eroi, capito? Quello che ambisce un giocatore, è sempre bello quando ti esaltano, magari quando ti fischiano un po' brutto, quindi devi cercare sempre di vincere, di fare. So che da pochi giorni che sei qua, fai un espassionato solo di questa squadra, che potenzialità ha? Fai un campionato medio alto, non lo so, vedremo col tempo. Ma io ne vedremo col tempo, ora abbiamo un po' di partite, un girone difficile secondo me, abbiamo un po' di partite, vedremo tra un po' di tempo dove saremo e poi potremo dire possiamo ambire a tale posizione. Va bene, grazie, bocca al lupo soprattutto. Grazie, basta. Grazie, arrivederci.